Buongiorno YouTube, buongiorno ragazze, iniziamo un nuovo vlog della settimana. Oggi è lunedì e come sapete lunedì è un giorno in cui, insomma, al pomeriggio, la mattina sono in ufficio, al pomeriggio lavoro da casa e mi dedico a tutte le attività come rispondere a mail, scrivere articoli, editare foto, insomma, fare tutte cose che posso fare dal mio mega studio che vedete alle mie spalle. Sto scherzando, urge assolutamente una casa più grande. Comunque, quindi adesso sono circa le 4 e mezza, voglio ordinare un po' l'armadio perché c'è abbastanza il delirio e poi anche ordinare un sacco di prodotti make-up che mi sono arrivati che ancora devo capire dove posizionare perché qui gran spazio non ce n'è, quindi adesso insomma lo facciamo assieme. Ho anche un aiutante oggi che si è nascosta sotto il letto, no? È qua. Minù, è andata. Amore, cosa c'è? Fatti vedere, fatti vedere. Vabbè, ciao amore. Quindi, appunto, oggi ho anche compagnia. C'è questa piccola topastra che è in camera che un po' vuole giocare, un po' mi segue, un po' si fa gli affari suoi. Stavo sistemando un po' di prodotti make-up, come avete visto, e in particolar modo vi volevo fare vedere dei nuovi prodotti che mi sono arrivati da Guerlain, della Petite Robe Noire, che è una linea che adoro. Sono tutte queste tinte labbra ad altissima tenuta che si asciugano subito quando le mettete, ci sono un sacco di colori. Ci sono poi questi due smalti e questo prodotto che va bene sia per le labbra che per le guance, tutto all'interno di questa scatolina. Non vedo l'ora di testarli tutti. Buongiorno a tutte! Buongiorno a tutte! What are you doing? Hai finito di giocare? Ah no, stiamo monitorando la pallina! Stiamo monitorando la pallina, vero che non scappi? E stiamo distruggendo i pantaloni della mamma! Questa mattina ho un aiutante speciale, seduta sopra il mio portagioie. Minù? Monitori la situazione dall'alto. Topa. Eccomi qua ragazze, allora mi sono lavata, sistemata, truccata, vestita, adesso sono pronta per uscire. Devo fare alcuni giretti in centro, devo andare da Massimo Dutti a vedere dei vestiti per Riccardo, devo andare a ritirare dei miei acquisti online da Zara che vi farò vedere, voi avrete già visto in un video sul mio shopping coi saldi e poi vado in ufficio. Prima di tutto ciò però è arrivato il momento di farvi vedere l'outfit del giorno. Allora, ecco il my go to look. Ho messo, è un look che indosso molto spesso. Questa gonnellina è similpelle che è di Zara, è di quest'anno. L'avevo presa nella collezione TFR e l'avevo pagata pochissimo, tipo 17 euro, 19 euro. Poi questo Dolce Vita color Bordeaux che si abbina col mio smalto, così. E alcuni accessori, quindi molto basic, calze 50 denari e poi ho abbinato i mocassini di Gucci. Buongiorno ragazze, dunque oggi in camera praticamente regna il caos totale perché ho appena filmito, un nuovo verbo, ho appena finito di filmare due video a tema fashion che non so se quando vedrete questo vlog saranno già andati online o meno, però volevo solo farvi capire il delirio di quando si filma un video softbox, cioè tutto abbastanza alla cavolo. Allora, ogni tanto cucino anch'io e oggi a pranzo ci mangiamo gli spaghetti con le cozze. Ragazze, io non so se voi avete un ragdoll, ma queste sono le condizioni in cui mangiamo. Perché la Minou, quando noi mangiamo, vuole venire in braccio. Ogni volta non sappiamo come fare. Allora, in Veneto si dice la parola chissà, chissà giusto. Chissà.
praticamente è un'inviziata e guardate, sta lì. Minù, se noi la mettiamo giù lei comincia a piangere, oh. Non ti senti un po' colpevole? Guarda qua. Guarda là, guarda in telecamera. E voilà, adesso si addormenta. Vuoi stare lì? Vita natura durante, in braccio? Stiamo per uscire e andiamo a fare alcune foto di quest'outfit e a berci un caffè, insomma a fare un giro qui in centro a Milano. Io adesso ho i tacchi, ma poi mi porterò delle ballerine di ricambio, quindi i tacchi li uso solo per fare le foto, sono stupendi, li adoro questi tacchi. Allora vi faccio vedere velocemente quello che ho, quello che indosso. Il blazer è un blazer di Zara, mi piace tantissimo il colore, soprattutto abbinato con i bottoni dorati. Poi sotto un dolce vita di cotone semplicissimo che avevo preso l'anno scorso da Calliope con i saldi e lo uso, lo strauso, è uno di quei capi così che va bene sempre. Poi i pantaloni sono dei pantaloni flare della nuova collezione Trafalook di Zara e li ho pagati 19 euro, ci sono così e poi in altri due lavaggi. E poi ci sono Riccardo, vuoi fare vedere il tuo look of the day? E appunto ai piedi indosso queste scarpe che sono di Sarah Jessica Parker, le potete acquistare su Amazon EU. E mi piace tantissimo il colore, sono di questo color blu elettrico e dietro hanno i dettagli rosa cipria che comunque si abbinano con il colore del blazer. E gli occhiali da sole sono i miei preferiti, me li hanno regalati quando ero in America, sono di Escada e sono bellissimi, li ve li faccio vedere su, e sono i classici occhiali che vanno bene sempre, sia in inverno che in estate. Buongiorno ragazze, vi faccio subito vedere il look del giorno. Scusate, ma c'è la Minù che è finita dentro l'armadio. Ehi, vieni fuori da lì amore. Vabbè, comunque io sto per uscire oggi, sarò tutta la giornata in giro perché sono in ufficio praticamente tutto il giorno e adesso devo andare a una conferenza interessante sui millennials, le nuove tecnologie. Allora vi faccio subito vedere, i pantaloni sono pantaloni skinny della collezione Trafalook di Zara, comodissimi, sono dei jeans scuri semplicissimi. Poi sempre di Zara con i saldi ho preso questo blazer a piede pull che mi piaceva tantissimo, l'avevo visto già tipo 3 mesi fa a prezzo pieno e me ne ero innamorata. Ho abbinato poi un dolce vita semplice bianco e un cappellino, un baschetto e nulla, ho degli accessori argento e ai piedi calzo dei nuovi stivaletti che assomigliano un po' agli stivaletti di Chanel, non sono di Chanel, e questi mi sono arrivati da Shinside, sono comodissimi. Sono anche fatti molto bene. L'unica cosa, vi lascio magari il link nell'info box, ma se li acquistate prendete una taglia in più, perché io ho un 39, questi sono un 39, ma sono proprio giusti giusti. Se fossero stati un 40 sarebbero stati meglio. Good morning, buongiorno ragazze. Allora, eccomi qua. Oggi è una classica giornata uggiosa, invernale, e io per contrastare questa uggiosità mi sono vestita da primavera. Adesso volevo filmare un video per il canale in cui vi faccio vedere un po' di shopping che ho fatto coi saldi, pensando anche alla primavera e alcune cose che mi sono arrivate. E quindi questa mattina va così. Ah, tra l'altro ragazze, non sono ancora abituata a avere un gatto in casa, ma cosa ho fatto? Ho comprato questo blazer coi saldi ieri e mi piaceva un sacco perché per la primavera, io come sapete adoro i blazer, e per la primavera non ho neanche un blazer di questo colore. E insomma ve lo farò vedere nel video haul. L'ho lavato ovviamente, l'ho messo ad asciugare sopra il termosifone. Stamattina guardo per vedere se era asciutto e vedo che qua dove ci sono i bottoni c'erano come dei fili tirati. Ho detto è impossibile che io l'abbia comprato così, perché prima di comprare le cose controllo sempre bene che il capo non abbia difetti. Quindi ci sono altissime probabilità che lei sia colpevole, sei colpevole? Però vabbè, insomma, ormai me lo tengo coi fili un po' tirati, non importa. Vuoi dire qualcosa a tua discolpa? Vuoi dire qualcosa a tua discolpa? No, non vuole dire niente. Allora, sono l'1-5, mi sono cambiata, ho fatto il video haul.
Adesso sono pronta per uscire, non ho tempo neanche per mangiare perché fra mezz'ora devo andare via, ma adesso devo finire delle cose al PC, quindi il mio pranzo è un pancake. Pancake per colazione e pancake per pranzo. No, sto scherzando, mangio questo perché sto morendo di fame e dopo, quando esco per andare in ufficio, mi vado a comprare qualcosa. Comunque, adesso vi faccio vedere il look. Allora ragazze, eccomi qua, sto per uscire e vi faccio vedere il look. Allora, questo maglioncino è appunto un maglioncino di Shinside, che in realtà secondo me è di Zara perché l'etichetta c'è scritto Inditex, comunque vabbè, e vi lasso il link nell'info box su 21 Buttons. Questa invece è una blusa che ci ho abbinato sotto, che sta molto bene perché c'ha questo collettino un po' frou-frou, un po' bon ton, e questa l'ho presa da Calliope l'anno scorso. Poi jeans di Zara che avete già visto della nuova collezione Trafalook, che li trovate in negozio. Volevo metterle i mocassini di Gucci, ma visto che a Milano piove tutti i giorni oggi, ho pensato è meglio evitare, e quindi ho messo questi stivaletti di Zara sempre, che mi piacciono tantissimo, che in realtà avete un po' un amore odio anche su Instagram con questi stivali, perché alcune li adorano, altre mi dicono che sono gli stivali più brutti nella storia degli stivali più brutti. A me piacciono perché hanno questo tacco un po' particolare a trapezio, e nulla, quindi questo è il look. Io scappo e vado in ufficio, noi ci aggiorniamo questa sera, ciao. Allora ragazze, eccomi qua, sono appena tornata a casa, avevo il fiatone perché ho fatto 4 piani di scale con, adesso vi faccio vedere, allora è arrivato finalmente, non vedevo l'ora, il pacco di Desenio e ho pensato di fare l'unboxing con voi. Per chi non lo conosce, Desenio è un nuovo sito fighissimo che vende dei quadri, stampe, cornici stupendi, super moderni, di tutte le dimensioni, a prezzi comunque low cost, cioè molto contenuti, e non vedevo davvero l'ora che mi arrivassero, sono troppo gasata, e vi faccio vedere che cosa ho ordinato. Sono stata felicissima di collaborare con loro e infatti l'ho consigliato anche a mio fratello, che si è appena comprato casa, per comprarsi qualche stampa figa, e mi hanno dato un codice sconto per voi che però è valido solo 3 giorni, il 13, il 14 e il 15 di febbraio, quindi solo quando caricherò questo video, che penso oggi, cioè penso quando lo vedrete sarà il 13 di febbraio, e anche i prossimi 2 giorni, quindi dal 13 al 15. Non va oltre purtroppo, ma vi lascio tutti i dettagli nell'info box. Io ho ordinato un bel po' di cornici e di stampe grandissime, quindi purtroppo non so se riuscirò a prenderle tutte in questa casa, perché questo appartamento è un buco. Infatti non vedo l'ora di avere una casa più grande appena ne troviamo una. Però intanto vi faccio vedere. Cornice numero 1 è questa qui, dorata, e appunto tutto il bordo dorato semplice, e le dimensioni di questa sono 50x70, perché poi vedrete le stampe, le ho ordinate parecchio grandi perché le ho pensate anche appunto per quando avrò una casa più grande di questa, quindi intanto le tengo qua. E appunto questa è l'altra cornice, che è identica solo che appunto dorata. Poi le ho ordinate in nero semplice, sempre 50x70, e dovrebbero essere 3 cornici. Appunto il sito è desenio.com, ma vi lascio tutti i riferimenti in descrizione nell'info box, e anche esattamente tutti i nomi delle stampe che ho ordinato. Ecco, queste qua sono quelle nere, e poi ne ho ordinate 2 più piccole, che sono queste dorate, perché ho ordinato anche 2 stampe più piccole, e queste 2 più piccole sono 30x40. La misura 50x70 è quella più grande, e davvero ci sono cornici e stampe per tutti i gusti. Però arriviamo al malloppo. Allora, le 2 più piccole sono queste 2 qui, e ho scelto 2 stampe di foglie, di palme e di, non mi ricordo se è banano. Eccole qua, sono super moderne le stampe così, e appunto le metto nelle 2 cornici dorate.
Allora, un'altra stampa che ho ordinato, che bella, è questa. Allora, a me piacciono le stampe molto minimal, che molto artistiche allo stesso tempo. Poi ho scelto due cose che sono leggermente più femminili, ma intanto vi faccio vedere questa. Questa è l'altra, che è simile, però la donna è una donna col cappello, cioè si intravede una donna con un grande cappello. Bellissima anche questa, la trovo molto di classe, molto di design. Poi vi faccio vedere questa che metterò, penso, nel mio studio, quando avrò uno studio, nella mia zona beauty, quando mai ce l'avrò. Per il momento non so dove le metterò. Ed è questa immagine di questa donna con lo chignon che mi ricorda un po' una ballerina. Questa è una stampa leggermente più femminile, però comunque molto neutra allo stesso tempo. Anche questa bellissima. Poi, questa invece è lo stesso disegno di prima, solo che le donne sono due col cappello, ed è sempre lo stesso stile, come avete visto, stupenda anche questa. L'ultima, che l'ho presa in abbinata a quella di prima, è questa qui, ed è anche questa, mi ricorda un po' una ballerina, una giovane ragazza con una gonna e un fiocco sui capelli. E queste penso che le incornicerò di d'oro, con le cornici dorate. Mi sta iniziando a distruggere tutto. Allora, quindi sicuramente ve le farò vedere appese sia su Instagram che nel prossimo home tour. Buongiorno ragazze, nuovo giorno e nuovo look. In realtà volevo farvi vedere insomma il look of the day, ma non sono ancora sicura che uscirò così, perché devo uscire questo pomeriggio, andare in ufficio e poi devo andare a un evento, però non so se cambiarmi, diciamo che era un esperimento, ma forse rimarrò così e poi mi cambierò all'evento. Ad ogni modo, i pantaloni sono di Zara, della nuova collezione, sono i cropped flare, quindi hanno questo spacco, insomma scendono un po' più larghetti, leggermente a zampa, e i mocassini sono quelli di Gucci, mentre il blazer è un blazer che avevo preso da Calliope, che è un negozio super economico tipo Terranova, l'anno scorso. Però insomma, di blazer fatti così con bottoni dorati ne trovate finché volete. Non so se vedete qualcosa di diverso alle mie spalle, perché ho appeso i quadri di Desenio e cioè, guardate che meraviglia, li adoro. Ne ho appesi solo alcuni, non tutti, perché purtroppo ancora abitiamo in questa casa piccola e non ci sta granché. Li trovo molto raffinati, molto carini. Vi lascio il link, un codice sconto nell'info box se volete acquistarli. Avete tempo solo dal 13 al 15 febbraio, cioè il codice è valido solo dal 13 al 15 di febbraio. E poi, non so se avete notato, qui c'è una new entry. È finalmente arrivata una poltroncina che ho ordinato da un sito inglese, stupenda. Il sito si chiama Calvin & Sudell e vi lascio nell'info box il link anche di questa. E mi sono fatta, diciamo, il mio angolino girly e davvero non vedevo l'ora che arrivasse. La adoro questa poltroncina, quindi ecco, volevo farvi vedere questo nuovo angolino che ho creato. Eccomi qua, io sono all'evento Lancia e presentano le nuove Ypsilon, che sono queste qui che vedete dietro di me. Ci sono tre versioni. Allora, questa è la versione gold, quella verde è la versione platinum e poi quella è la versione elefantino blu. E siamo in questa location bellissima a Milano, guardate le luci. Qua ci sono un po' di blogger a fare foto, abbiamo fatto il round di foto. E nulla, io alla fine mi sono cambiata e a questo punto, quando arrivo a casa, vi faccio vedere il mio outfit del giorno, anzi della serata. Ragazze, come promesso, vi faccio vedere la giacca che indossavo all'evento di Lancia. L'ho ordinata su Asos coi saldi. Il brand è Miss Selfridge e mi piace tantissimo, è fatta davvero molto bene, pagata sui 25 euro, con questi bottoni dorati, le spalline un po' imbottite. E vi lascio il link, se ancora è disponibile, nell'info box sul mio 21 buttons. Comunque davvero mi piace talmente tanto, perfetta adesso, però anche per la primavera.
donna. Allora ragazze, buon dì, guardate oggi c'è con me Morgana. Esatto. Adesso siamo qui alla fiera del turismo. Siamo venute a fare un giro che è una figata. È pieno di stand da paesi di tutto il mondo. Fanno anche degli spettacoli, fanno assaggiare i cibi, bellissimo. Stupendo. E nulla, quindi oggi passiamo una giornata così. Poi vi aggiorniamo questa sera, vi diciamo com'è andata, vi faccio anche fare un mini tour della fiera. E nulla, quindi noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Eccoci. Ciao. Qua, allora è sera, siamo distrutte. Mamma mia, un sonno, una fame. È stata una giornata impegnativa, piena di gaffa anche, come diremo. Ne abbiamo combinate. Vabbè, sappiate soltanto che io potrei ricattare Elisabetta per i prossimi 10 anni per quello che ha fatto oggi, ma sarò zitta. Forse lo vorranno sapere nei commenti, diranno che vorranno sapere. Se volete sapere, mettete tanti like al video di Elisabetta, io ve lo svelerò nella sezione dei commenti. Comunque, detto ciò, è sera, adesso ci prepariamo, andiamo a letto perché siamo davvero distrutte. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete ancora vedere dei video, cosa ho fatto, cosa ho indossato durante la mia settimana. Magari ne posso riproporre uno quando ci sarà la Fashion Week, quindi fra pochissimo. Inoltre volevo dirvi che sto partecipando a una challenge, a una sfida divertentissima assieme a Guerlain, e vi lascio nell'info box il link della loro pagina Facebook per andare a scoprire di cosa si tratta. E se volete sostenermi dovreste lasciare un commento con scritto Elisabetta, quindi vi lascio qui sotto il link nell'info box della pagina di Guerlain. È un progetto davvero divertentissimo. E nulla, io e Morgana vi salutiamo. Ciao. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi aspettiamo nelle nostre pagine Instagram. Yes. E vi lascio nell'info box come sempre il mio profilo e anche quello di Morgana, se non la conoscete passate a seguirla. Un bacio. Ciao ragazze. Ciao.